cominciato ad avvertire il dolore sul braccio, in gola mi stringeva, avevo problemi anche sulla mandibola, insomma, tutti i sintomi che fanno pensare a un infarto. Ma Quanti poi, anni, quanti anni ha lei? 52. E come tanti a quell'età si sente abbastanza immortale, no? Non immaginava potesse Non avrei mai avere. immaginato una cosa così forte, perché è stata una cosa che mi ha segnato tanto, perché l'infarto è stato violento. Ho chiamato mia moglie e ho detto aiutami perché i dolori sono violenti, e in quel momento abbiamo chiamato il nostro medico di famiglia, che ha subito allertato il 118, il dottor Papapicco, che è intervenuto e con molta lungimiranza ha capito dal primo tracciato che La situazione era la grave. situazione era molto grave, e quindi in quel momento lui poi ha deciso di bypassare, naturalmente presumo con il benestare del 118, di bypassare l'ospedale della Murgia e portarmi direttamente al Miuli, dove poi sono stato operato. Francesco, ricordi cosa ti ha detto il chirurgo l'indomani dell'operazione? Il chirurgo mi disse: ritieniti un miracolato. Lei abita a pochissimi chilometri di distanza dall'ospedale della Murgia, eppure non è stato possibile portarla lì perché manca l'emodinamica. Quanta rabbia le fa? E sicuramente, se avessi avuto la possibilità di poter andare all'ospedale della Murgia, nel giro di 10 minuti sarei arrivato, e quindi avremmo ridotto i tempi di sofferenza mia e di ulteriori danni al cuore. Da quello che ho sentito, l'ospedale della Murgia all'ospedale della Murgia non avrebbero potuto sicuramente approntare quello che è stato fatto quella notte al Miulli, Così come ha corso il rischio, e così come corrono tante persone il rischio, di avere un'ambulanza che non fosse medicalizzata, che non avesse il medico a bordo, con un infermiere che non poteva poi prendere quella decisione o somministrare la terapia giusta. Anche. Quindi oggi mi chiedo come mai, mi pongo la domanda da cittadino, come mai in un ospedale definito di eccellenza, quale quello della Murgia, non ci sia uno dei reparti principali La che sala di ti emodinamica. salva la vita. Voglio dire, stiamo parlando di un indotto di credo 200.000 persone che potrebbero usufruire di un centro di emodinamica che ti salva la vita. Così come in tante altre occasioni, chi lo sa, e può darsi che qualcuno si sarebbe potuto salvare, magari è arrivato troppo tardi ad Acquaviva, e questo è veramente ciò che fa male. Sicuramente, voglio dire, tutto si può attribuire al fato, alle condizioni, perché in quel momento le condizioni devono essere anche favorevoli, però avere un centro di emodinamica qui sul posto credo che aumenti di gran lunga la percentuale di salvezza. Un primo investimento importante per l'angiografo, quei 2 milioni di euro, è stato già fatto. Bisognerebbe avere lo slancio successivo per completare quest'opera. Bisogna mettere gente preparata, gente formata, che è un primo passo, ecco, voglio dire, il fatto di aver fatto investimenti, però da qualcosa si deve anche partire. Credo che è una cosa che spetti di diritto a tutti i cittadini per salvare la vita alla gente. Oggi non è possibile, stiamo nel 2017, poter pensare minimamente di non avere l'ABC. Dopo aver avuto l'infarto mi sono reso conto che non avevo la più pallida idea di cosa fosse un centro di emodinamica o quant'altro. Ho potuto capire a mie spese come si lavora in questi centri, dove veramente c'è gente che 24 ore su 24 salva la vita. È bello vedere questo, perché ti rendi conto che c'è tanta gente che ci mette l'anima in queste cose. Ecco, perché non dovremmo anche noi avere a due passi qualcuno che si possa dedicare
a patologie del genere, 200.000 persone. Non devono trottare tra Acquaviva o Bari o magari Potenza o San Giovanni Rotondo.